Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Radio Bruno. Grazie a lei, tutta Italia sa il significato della parola cherofobia. Martina Attili, ciao! Ciao! Allora, che bello averti qui a Sanremo. Come stai? Come stai vivendo? Tutto questo, non so, lo chiamano il circo, carrozzone, insomma, la macchina musicale sanremese. Sono molto emozionata. Ieri sono entrata in un ristorante, ho riconosciuto 20 persone. Non sono fatta per essere un personaggio pubblico perché ho troppa poca dignità. Vado là tipo, ti prego, possiamo fare una foto? Ma infatti l'abbiamo visto, nel senso che comunque qui c'è tutto un via vai di artisti all'interno della nostra postazione. Tu arrivavi lì, posso fare una foto con te? Sì, poi c'è, nel senso, scoprire che gli artisti che tu segui da tantissimo tempo anche loro ti hanno seguito a loro volta, fa strano, è molto bello. Senti Martina, comunque X Factor è stata una scuola importantissima. Sì. Un'esperienza bellissima. Certo. E subito dopo, nei prossimi mesi, dopo appunto queste apparizioni sanremesi, che cosa succederà? Allora, a marzo uscirà il prossimo singolo, che si chiamerà Piccoli Roy e parla del bullismo. Mentre a maggio inizierà il Cherofobia Tour, il 4 maggio siamo a Roma, il 9 a Torino e il 13 maggio a Milano. E il nuovo singolo l'hai sempre scritto tu? Sì, è stata la prima canzone che ho scritto al piano. L'ho scritta quando avevo 14 anni. Ormai 4 anni fa. Tu canti e componi da, insomma, fin da piccolina. Sì. Ma in famiglia c'era già qualcuno con questa passione o hanno capito già il tuo percorso? I miei genitori facevano gli animatori, però cioè, non avevano, cioè, nessuno che scrivesse realmente canzoni, più che cantatori erano dei performer, insomma, degli animatori appunto. Tu lo sai, vero, che comunque sarà ospite della serata dei duetti Emanuele Agnelli, quindi sì. È in giro. Sì, lo so. Ma con i coach come va a finire, finita la trasmissione? Ci si tiene in contatto oppure presi dai vari impegni, no? No, cioè nel senso papà è... Sì, che cosa ho detto? Emanuele è proprio un papà e quando è finito X Factor siamo andati a cena fuori anche insieme a Cheryl. Ovviamente incontrarsi anche con Luna è più difficile perché lei è della Sardegna. Però appunto Emanuele ci ha portato a cena fuori, ci ha lasciato la sua email, alle volte ci invia della musica che secondo lui dovremmo ascoltare. Quindi cioè con lui siamo rimasti in contatto. Poi con gli altri non so che cosa sia successo, ecco. Molto bene, che bello. Allora, tu sei la regina sostanzialmente delle visualizzazioni. La tua canzone quante ne ha fatte? Non riesco nemmeno a dirlo. C'è il video 20 milioni più l'altro video altri 5 milioni, un po' di milioni, ecco. Tesoro mio, allora questa bella intervista di Radio Bruno la metti anche nel tuo canale YouTube perché vogliamo tante visualizzazioni. Poi se vuoi fare anche una cantatina qualcosa che così. C'è invece una canzone sanremese degli anni passati che ti è piaciuta particolarmente e avresti voluto, non so, scriverla, interpretarla? E io avevo una cotta per Nina Zilli quando ha cantato Per Sempre. Cioè quando c'era lei mi mettevo proprio davanti la televisione, anche perché lei disse una frase, ovvero quella: si sogna di andare a Sanremo fin da quando si è piccoli, a 5 anni di fronte a una TV e poi alla fine ti ritrovi là. E quindi io, diciamo, questa frase l'ho presa per esempio, insomma, spero di poter seguire i suoi stessi passi. Assolutamente sì, perché sei un artista straordinario sul palco. Grazie quindi di essere stata con noi qui a Radio Bruno, Martina Attili. Grazie, ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.